你好，一会儿准备上手术了，不用紧张，咱们打完麻醉就跟做梦似的，睡一觉就没事儿了。女，25岁，听神经瘤切除手术。Volteggiando ascende, fluorescente e scintillante. La superficie della luna somiglia al ventre di un pesce, coperta da una crosta di scaglie puntute. Ogni volta che la luna attraversa la terra, attira nelle sue fessure scaglia a scaglia, secrezioni zuccherine delle piante, funghi, giunchi e altri corpi provenienti da foreste e paludi. Attraverso la fermentazione, queste sostanze di origine terrestre si trasformano in un denso latte lunare. Ci arrampichiamo lungo l'albero della nostra nave per raggiungere la luna. Scostando le sue scaglie, siamo impazienti di accarezzare la sua pelle e sentire il suo battito. Appena troviamo un punto più soffice e morbido, ne estraiamo repentinamente una manciata di quella crema intensa. La luna rimane in silenzio di fronte alla ricorrente invasione dell'uomo, come se fosse anestetizzata. In passato il latte lunare era puro e gustoso, ma adesso è contaminato da rifiuti industriali, che possono essere chiodi, bottiglie di vetro e frammenti di plastica. Questi indissolubili scarti rimangono incastrati fra le scaglie. Ciò rende a noi ancora più ardua l'estrazione del nettare. Prendendo vantaggio dalla gentrificazione urbana, la Corporazione del Latte Lunare sostiene che l'inquinamento industriale rovinerà l'immagine delle città. Di conseguenza fa pressione sul governo per spostare le industrie pesanti in luoghi remoti, in città e paesi dai nomi sconosciuti. Laggiù, le persone non hanno la minima idea di cosa sia l'inquinamento. E naturalmente non possono permettersi di acquistare il latte lunare. Intere aree di produzione si sono fermate. Le fornaci che hanno lavorato senza sosta per 50 anni si sono spente. In seguito alla perdita del lavoro, si sono perse le tracce di decine di migliaia di operai e delle loro famiglie.
scomparsi nel latte lunare, sono rimasti solo i rifiuti delle fabbriche. Si disintegrano e si riformano in oggetti dalla forma bizzarra, che dopo essere stati nuovamente filtrati, tornano indietro nelle fabbriche, tornano indietro nella loro devastata terra natale. In questo sito in rovina si riuniscono tutti gli scarti dell'epoca precedente. Ma adesso è diventato un luogo di nicchia per giovani esploratori e troupe cinematografiche. Gradualmente è ritornato alla